Alessandro Englaro è un esempio di come attraverso l'innovazione, la tecnologia e le start-up si possa vincere le sfide in montagna. Che cosa avete ideato? Allora, io e il mio socio Mattia Armando Chiavegato abbiamo negli ultimi 3 anni sviluppato una macchina per allenamento muscolare robotica, cioè una macchina che al posto di pesi utilizza motori elettrici per generare un carico di allenamento. È stato un lavoro durato 3 anni in cui ci siamo, diciamo, autofinanziati e, diciamo, ricavando un po' di tempo oltre al nostro lavoro principale, e abbiamo depositato un brevetto a livello internazionale e prototipato questa macchina. Dopo 3 anni di sviluppo siamo riusciti, diciamo, a entrare un po' nel mercato raccogliendo le prime vendite, i primi ordini, diciamo, e adesso negli ultimi 2 mesi abbiamo costituito l'azienda qua a Tolmezzo, che si occuperà appunto di industrializzare questo prodotto che abbiamo sviluppato e commercializzarlo. C'è una montagna che, se ci crede, può spiccare il volo. Sì, diciamo che noi siamo partiti, diciamo, sviluppando il prodotto da Padova e Venezia, perché noi eravamo, fino a qualche mese fa, eravamo là a lavorare. Abbiamo cercato diverse collaborazioni anche là, però abbiamo trovato molto supporto anche quassù, quindi anche ci siamo sorpresi, perché avevamo già una mezza idea di tornare in Carnia, perché ci piaceva l'idea di tornare quassù. Poi effettivamente abbiamo trovato molto supporto che addirittura in una città come Padova non avremmo trovato, no? Forse perché appunto non c'è tanta concorrenza o cose del genere, però siamo riusciti, diciamo, ad avere supporto sia organizzativo, sia come consulenze, sia come anche proprio mentorship e anche assistenza per trovare i finanziamenti necessari per avviare l'impresa. Quindi è stata sicuramente una cosa molto positiva tornare quassù.